Amici telespettatori di Culturando, una puntata particolare dedicata a chi ama le auto. Infatti presso Palazzo Menghini di Castiglione delle Stiviere, il Club Automoto Storico e Castiglionese ha organizzato una serata molto particolare dove la protagonista sarà la Lamborghini. Presidente Panigale, una serata molto importante oggi, di grande prestigio. Sì, molto, molto, molto importante, molto entusiasmante, poi raccontata da un 83enne, pensate, di una lucidità fenomenale. Il titolo del libro che è stato scritto su di lui, Paolo Stanzani, genio e regolatezza, penso che sia, che calzi perfettamente su questa persona. Una persona di un'umiltà incredibile, difatti non è mai emerso nell'arena dei motori, proprio perché lui caratterialmente non ha mai fatto parlare tanto di sé, ma ha dimostrato tanto. Se avete visto la Miura che c'è fuori, e poi come abbiamo parlato prima di Countach, eccetera eccetera, insomma lui ha dimostrato col fare e non col parlare. Anche perché si parla di personaggi incredibili. Sicuramente, sicuramente. Noi ultimamente abbiamo la grande opportunità di avere sempre dei personaggi veramente molto, 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 molto importanti. E a proposito di prestigio, questo non termina con questa serata culturale, perché gli appuntamenti del club sono tantissimi. Esatto, esatto. Iniziamo adesso, poi il 18 in maggio arriva la Mille Miglia a Castiglione delle Stiviere con un controllo timbro in Piazza San Luigi. Poi passiamo a giugno, inizi di giugno, primo weekend di giugno con la manifestazione auto, il primo weekend di luglio manifestazione moto, poi 27 e 28 settembre sesto Memorial Morandi, siamo arrivati alla sesta edizione. Apro una piccola parentesi, anche nell'edizione 2013 siamo stati premiati con la manovella d'oro, dunque edizione 2012 manovella d'oro, edizione 2013 di nuovo la manovella d'oro. Siamo molto orgogliosi, ci stiamo già lavorando molto perché vogliamo fare un'edizione veramente fantastica anche quest'anno. Inoltre il club il 7 dicembre 2014 festeggia il 25esimo e anche lì creeremo un evento ad hoc con le caratteristiche che ci portiamo dietro da un po' di tempo a questa parte. Quindi allora buon lavoro, che ce n'è tanto, e avanti tutta col prestigio e con l'innovazione come abbiamo sentito questa sera. Assolutamente sì, assolutamente sì. Grazie mille. Ma chi è Paolo Stanzani? Dunque, Paolo Stanzani a mio parere è innanzitutto un tecnico eccellente, ma che ha una particolarità che lo rende unico, e cioè che ha questa sua capacità di progettazione nel campo automobilistico essenzialmente, ha sempre accompagnato un'abilità manageriale fuori dal comune. Cioè lui è stato per molti anni nello stesso tempo un manager e un tecnico, quindi questo ne fa una persona, come ho detto prima, unica. Ha preso le redini della Lamborghini, potremmo dire, in parte. Ecco, questa è una cosa ancora ulteriore. Oltre che manager è diventato addirittura praticamente un imprenditore, perché doveva gestire l'azienda dall'A alla Z, i rapporti con i sindacati, con i fornitori, e quindi questo ne faceva proprio anche un imprenditore, come se fosse in proprio. Com'è stato collaborare con lui a stretto contatto per il suo libro? Guardi, collaborare con lui è stato inizialmente un incontro tra due persone essenzialmente molto riservate, forse anche timide, ma poi, visto che è stata un'operazione che ha portato avanti parecchio tempo, ci incontravamo una volta alla settimana, siamo diventati amici, adesso ci frequentiamo anche con le famiglie, quindi per dire, una persona di qualità umana molto elevata. Io oggi è stato molto apprezzato questo. Ecco, mi fa piacere, io li voglio molto bene. Allora, grazie, al prossimo libro? Sì, il prossimo libro è già in cantiere, quindi spero che una sera sarò qui a presentarlo insieme a voi, perché ci avete riservato un'accoglienza straordinaria. Grazie mille. A lei. Ingegner Paolo Stanzani, è un piacere poterla intervistare questa sera, lei è un personaggio molto importante, un onore per me esserle a fianco, e
lei già all'età di 5 anni, potremmo dire, smanettava un po' nel campo dei motori, giusto? Sì, era una cosa da piccolo, perché mio padre operava nel mondo dei trasporti. Ricordo un ricordo molto vago, che una domenica pomeriggio c'era un camion, proprio un camion nel cortile parcheggiato. Io sono salito sul camion e sono riuscito, si vede che oltretutto c'era la marcia dentro per tenerlo fermo. Mi ricordo che ho girato la chiavetta, ho spinto un bottone e il camion è partito, ma io dopo non sapevo più cosa fare. Io non lo ricordo, mi hanno detto che è arrivato giù mio padre in mutande, che era a letto, è riuscito a saltare sul camion e a fermare il camion prima che andasse a sbattere contro il muro. E seconda cosa, ho ancora una cicatrice qui, perché nel manovrare il selettore del cambio di una vecchia macchina che era lì, mi sono incastrato col dito, mi è rimasta questa cicatrice, e quindi avevo, penso, 4-5 anni. Ha iniziato a vivere in pieno questa esperienza con le auto. Quindi questa, e poi dopo l'ho coltivata. Perché poi ha studiato ingegneria meccanica a Bologna. E poi pian piano nel 63, giusto, c'è stata un'esperienza molto importante con Ferruccio Lamborghini. Ci racconti un attimo questo aneddoto, che è molto particolare. Ah, niente, c'era il mio professore, come io facevo l'assistente, che un giorno mi disse: guardi Stanzani, che c'è un imprenditore che io faccio da consulente per alcune cose, che gli è venuto in mente di fare le automobili. Adesso lui fa dei trattori, ma vuol fare una fabbrica nuova, e mi ha chiesto se c'è un giovane ingegnere che io ho qui, che lui lo prenderebbe volentieri, così. Io gli ho chiesto chi era, mi ha detto: ma è Ferruccio Lamborghini. Io proprio, abitando in città, per me il mondo dei trattori era sconosciuto, per me anche il nome Ferruccio Lamborghini era sconosciuto, e quindi dissi: ma va bene, per sentire, non ho problemi. Telefonai a Lamborghini, credo che fosse l'ora di pranzo, così. Mi rispose e dice: sì, venga pur qui subito che parliamo. Ecco, subito, dico, verso sera, va bene, verso sera. Mi ricordo, andai a 100, perché allora la fabbrica automobile Sant'Agata non c'era, a trattori, a 100. Andai là, colloquio di, credo, 5-10 minuti massimo, così, ma poi non mi ricordo nemmeno, forse mi chiese dove abitavo, Bologna, la famiglia, se ero sposato o meno. Allora alla fine dice: sì, ma per me va bene, domattina venga pur qui che iniziamo. No, dico: domattina ho degli impegni all'università. Ma che università? Dico: ma cosa ascolti? Dico: io devo seguire il professore che fa lezione, io sono suo assistente, sto lì, perché dopo devo fare le esercitazioni con gli studenti, eccetera. Fa: no, niente professore, ci penso io, lei domattina venga qui. Così lei alle 6:30 del giorno dopo inizia? Alle 6:30 la mattina dopo, dice: guardi, che io però non abito qui a 100, abito a Bologna, venga a Bologna, era lì vicino al Palazzo dello Sport, alle 6:30. Sì, dice, andiamo via con la mia macchina, così. E alle 6:30 mi presentai lì da lui, lì giù, ma invece di suonare il campanello vidi che c'era la sua macchina, che era un Ferrari, parcheggiato lì fuori di fronte a un bar con mezza serranda, mezza chiusa, mezza aperta, e vidi che dentro c'era Lamborghini. Entrai e disse: ah sì, venga pure. Disse: ha già fatto colazione? Sì, è vero. Allora possiamo andare, e così partimmo, fu l'inizio. E com'è stata questa esperienza in Lamborghini? È stata bellissima, anche perché Lamborghini è stato un uomo, un imprenditore eccezionale, che dava degli obiettivi di massima, anzi gli unici obiettivi è che l'azienda doveva andare bene, e il resto lasciava fare, quindi lui non metteva becco su niente.
non interferiva, non prevaricava. Però non voleva auto da corsa. No, assolutamente. In questo si è impuntato Lamborghini. No, in questo disse, ricordate, qui potete fare tutto quello che volete, ma non macchina da corsa, perché c'è un modo migliore per giocarsi i soldi. E quindi che cosa avete fatto per trovare un escamotage, diciamo, un qualcosa che andasse bene a voi ma a Lamborghini? No, la nostra idea era di fare delle macchine che si ispiravano alle macchine da corsa ma andavano su strada, perché lui disse con le macchine bisogna che siano le più veloci di tutte, le più belle di tutte, ma io voglio andare anche a teatro. E così è nata la Miura. Così è nata anche la Miura. E come vede l'automobilismo di oggi qui in Italia? Quale? Quello sportivo, quello di produzione? Di produzione. Vabbè, di produzione abbiamo due grandi marchi, anzi tre. Abbiamo Lamborghini, che adesso è controllata dall'Audi e quindi però con una propria indipendenza e quindi fa dei prodotti di altissima qualità e bellezza anche. Che si è scelta un campo di fare non un numero esagerato di vetture, ma e poi abbiamo Ferrari, che è Ferrari tutto il mondo penso, e poi abbiamo Maserati, che sta ritornando ad essere un grande marchio. Grazie mille e complimenti, è stato davvero un piacere poterla intervistarla. E sì, continui così, va bene. Grazie di nuovo.